tanto tempo negli Stati Uniti c'è l'equazione tecnologia, trasparenza, partecipazione. Questa è secondo me un'equazione che resta oggi sempre più valida e dunque nel complesso un abbassamento continuo dei costi delle transazioni significa un accesso più universale a strumenti di comunicazione e condivisione del pensiero. Illudersi che la tecnologia da sola porti a un mondo ideale dove c'è partecipazione e democrazia per tutti sarebbe illusorio ed è dunque giusto che grandi istituzioni come l'Europa, io continuo a pensare a un'Europa che è un fulcro per garantire uno sviluppo democratico e aperto della rete, è molto importante che ci sia una decisione. Io penso che però al di là degli strumenti tecnologici diversi resta importante il contenuto della proposta, cioè non illudiamoci che una digitalizzazione spinta di fatto stravolga gli equilibri fra interessi costituiti nella società. Sicuramente aiuta a creare un certo dinamismo, sicuramente un'interazione più diretta fra parti politiche sta forzando anche i meccanismi della rappresentanza a una certa riflessione, ma penso che la polis e il futuro della polis dei nostri figli e delle nostre figlie passi attraverso un progetto e alla capacità di confronto fra questi progetti. La tecnologia aiuta, ma non sostituisce queste riflessioni, secondo me.